Dunque, primo tempo c'è il rifiuto di San Maria con i due rami, discepolato il comandamento dell'amore. Poi avete l'episodio dell'ascolto. L'episodio dell'ascolto vi dà come conseguenza, da una parte, la preghiera, e in questo caso è Dio che ascolta, ma dall'altra siamo noi. E che cos'è che dobbiamo ascoltare? I fatti. I fatti. Ma i fatti si vedono, sì, ma in Oriente sì, con gli occhi si ascolta oltre che con gli orecchi. Siamo noi che pensiamo che si ascolti solo con le orecchie. Ma esiste anche il linguaggio non verbale. Ed è proprio qui che Gesù incastra i suoi discepoli in un insegnamento durissimo. Gesù viene accusato di operare miracoli per mezzo di Beelzebul, cioè del demonio, e Gesù deve rispondere a questa accusa. Rispondendo a questa accusa, Gesù è durissimo. Gesù è durissimo perché dice: rendiamoci conto che bisogna saper leggere la realtà. Perché Dio oggi ci parla come ha parlato in passato. In passato Dio ha parlato raramente per mezzo dei profeti. Se voi infatti prendete tutta la storia dell'Antico Testamento, cominciando dalla fondazione del popolo ebraico fino alla venuta di Gesù, sono 1250 anni. Rendetevi conto. Quanti sono i profeti? 16. 4 maggiori e 12 minori. Molti di essi hanno lavorato in coppia. Voi avete una voce profetica ogni secolo. E gli altri anni? Niente. E non è che la letteratura profetica comprenda tutto l'Antico Testamento. La letteratura profetica è solo un quarto dell'Antico Testamento. E questo dovrebbe farci capire che non è l'ascolto della parola nel senso di rumore che esce dalla bocca l'unica cosa importante. Esiste anche l'altro ascolto, che è quello degli avvenimenti. Se voi, per esempio, leggete con una certa attenzione il profeta Amos, che è il primo profeta scrittore, Amos ha esercitato il suo apostolato profetico molto prima di Isaia. Amos dice ai craponi dei suoi uditori, dice: guardate, Dio vi ha dato la siccità, vi ricordate? Sì, e non vi siete convertiti. Dio vi ha dato la strage del raccolto e non vi siete convertiti. Dio vi ha mandato quell'invasione e non vi siete convertiti. Dio vi ha mandato quell'epidemia e non vi siete convertiti. Traduciamo? Dio vi ha parlato e voi non avete ascoltato. Ma questi messaggi Dio come li ha mandati? Attraverso i fatti. Sarà Amos che a posteriori, cioè dopo che le cose sono avvenute, tornerà indietro con la memoria e dirà: vi ricordate? Dio vi ha detto questo, vi ha detto questo, vi ha detto questo, ve l'ha ripetuto e voi siete craponi e non avete capito. E ve l'ha detto in tanti modi. Gesù adopererà una bellissima immagine
Dice, voi, quando viene sera e fa rosso, dite, domani, probabilmente è buon tempo. Ma se invece il rosso è al mattino, dite, oggi, potrebbe darsi che le cose non vadano bene. Rosso di sera, buon tempo, si spera, ce l'abbiamo anche noi. Rosso di mattina, la pioggia si avvicina. E allora Gesù continua, dice, voi che siete, e dice una parolaccia, io non ve la dico, andate a vedervela. Voi che siete X e sapete leggere i segni atmosferici, come mai non sapete leggere i segni dei tempi? Non è un rimprovero da poco. Sant'Agostino di fronte a questa frase rimaneva un po' scioccato e diceva io temo, ho paura di Dio che mi passi accanto e che io non me ne accorga. E lo dice riflettendo su questa affermazione di Gesù. Noi invece siamo lontanissimi dal poter immaginare che Dio ci parli attraverso ciò che viviamo. Ci piace molto di più che sia la Madonna, o di Lourdes, di Fatima, o di Medjugorje, o di La Saletto, che ne so io, che mandi messaggini. Non è così. Non è così. Che Maria Vergine ci venga incontro, questa è una gran bella roba, purché siano messaggi autentici e non frottole. Che Maria ci venga incontro è una gran bella roba. Ma collochiamo questo venirci incontro nella zona dello straordinario, non nella zona dell'ordinarietà del dialogo fra Dio e noi. L'ordinarietà passa attraverso la vita, attraverso il quotidiano. C'è qualche laico che, come noi preti, celebra la liturgia delle ore. E la preghiera della sera dice sì, vespero. Poi si chiude la giornata con la compieta, non è obbligatoria, non fa parte della liturgia delle ore, è un qualche cosa che completa, fatto sta che in latino si dice completorium. Ma se voi celebrate i vesperi, che accidenti celebrate? Si celebra la morte di Cristo. E infatti, se lei la salta non succede niente, se noi preti la saltiamo non succede niente. O perché no? Male non fa, fa solo bene. Ma non fa parte della liturgia delle ore, questo dobbiamo ricordarlo. Nel vespero si celebra la fine della giornata, la morte di Cristo. Si riflette sulla nostra fine. Ma per capire quella fine, che cosa dobbiamo tenere presente? Riflettiamo sulla fine, no? Gesù dice, se volete capire la mia fine, dovete leggervi i 43 libri dell'Antico Testamento e solo lì riuscirete a capire qualcosa. Cioè, per capire la fine bisogna capire tutto ciò che è avvenuto prima. L'incontro con Dio finale non è altro che l'ultimo di tanti incontri che abbiamo fatto prima. Ma se per noi quell'incontro finale è l'unico incontro, diventa tragico.
Se invece all'interno e nella profondità della nostra fede noi abbiamo imparato a guardare la giornata che se n'è andata e a scoprire in quella giornata i momenti in cui noi siamo riusciti a scoprire la vicinanza di Dio, perché Dio è sempre con noi, noi invece non sempre riusciamo né a cogliere né a capire questo, ma ci sono degli sprazzi, dei momenti in cui la nebbia si dirada e riusciamo. Il momento della sera è riappropriarci di quei momenti, rigustarceli se necessario, senz'altro contemplare ciò che è accaduto e ascoltare, perché quella è la parola di Dio per me, non per te ce ne sono altri. E se io non ascolto quella parola è persa per sempre. Ora, buttar via una parola di Dio è come calpestare un frammento dell'Eucaristia. I padri della Chiesa dicevano con chiarezza che come Cristo è presente nell'Eucaristia, Cristo è presente nella sua parola. San Girolamo è arrivato a dire anche qualche cosa di molto più interessante. Il pane diventa corpo di Cristo e corpo di Cristo è anche la sua parola. E nella dicitura del Concilio Vaticano II si parla di mensa della parola e si parla di mensa eucaristica. La messa è fatta da due mense. Perché l'immagine della mensa per la parola? Per fare poesia? No, di certo. Ma perché lì è presente realmente Gesù Cristo e tu lo mangi con l'ascolto. Interessante. Io mi sono sempre chiesto, perché ai divorziati e ai risposati non viene detto, guardate che voi non potete fare la comunione eucaristica. Ma guardate che potete fare benissimo la comunione come la liturgia della parola. Ed è comunione reale. Perché? Io è da 40 anni che lo dico. Ma ringraziando Dio, finalmente lo ha detto una persona molto più importante di me. Si chiama Ratzinger. E nell'ultima esortazione post-sinodale, dopo il sinodo dei Vescovi di 3 anni fa, lui scrive un documento che si intitola Verbum Domini. I curiali vaticani sono dei geni. Il grande documento del Concilio Vaticano II è Dei Verbum, abbreviato DV. Questo documento è VD, è rovescio. La Verbum Domini dice una cosa che è esplosiva, che la parola di Dio ha carattere sacramentale, è un sacramento. E come c'è Cristo presente e operante nell'Eucaristia, e in ogni sacramento, così è presente e operante nella parola. Non è l'ottavo sacramento, sia ben chiaro. Trento ha detto 7, non più di 7, non meno di 7, perché chi dice che è più di 7 o meno di 7, anatema sit, sia scomunicato. Quindi non è che lui abbia detto la parola di Dio è l'ottavo sacramento, assolutamente no. Ma la forza sacramentale di rendere presente Cristo e renderlo operante. Bene, Gesù, quando deve affrontare l'accusa di operare i miracoli per mezzo di Beelzebul, tuona su questo tema.
E poi fa un'appendice dolorosissima. Lui dice: guardate, sì, è vero, io ho il potere di cacciare i demoni, quindi il regno di Dio è in mezzo a voi. Ma una volta che il demonio è stato cacciato la prima volta, se poi ritorna sono guai, perché la situazione dell'individuo è peggiore della prima. Qui si è scatenato di tutto e di più. Ora tenete presente che certe applicazioni moralistiche fanno male perché non sono corrette. Tu fai un peccato, chiedi perdono, Dio ti perdona, poi lo torni a fare. Ecco, la tua seconda situazione è peggiore della prima. Ma figurati. Non è questo che Gesù intende dire. Perché nella logica del pensiero di Gesù, tuo fratello nei tuoi confronti può sbagliare? Sempre. E tu li puoi perdonare sempre e non succede niente. Fare la scelta di essere occupati dal demonio per la seconda volta significa rifiuto totale di Dio. Allora io lo rifiuto una volta, poi ci ripenso, torno ad essere credente e poi per libera scelta torno a rifiutare totalmente Dio. Allora questa seconda situazione è peggiore della prima. Il problema riguarda la fede, non la debolezza della persona, la fragilità della persona. E quindi non carichiamoci di questi incubi religiosi. Non esistono. Se andate a messa o se siete già stati, il Vangelo di oggi è bello. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi. Oh, chi lo sa perché nessuno mai parla di questo versetto. Il cristianesimo è sempre sangue e lacrime. Ma chi l'ha detto? Dove è scritto? Il cristianesimo comporta anche la sofferenza, perché no? Il cristianesimo è nato perseguitato. Ma il cristianesimo ha anche l'altro aspetto. E la cosa interessante è che il buon Gesù non ha insegnato a nessuno a cercare la sofferenza. A nessuno, anzi. Di fronte al cieco, cosa vuoi che io ti faccia? Se ti perseguitano, vai in un'altra città. Non dice mica al cieco, resta tale. E non dice al discepolo, se non ti perseguita tu resta lì, perché ci devi rimettere la pelle. Non è questo l'insegnamento del Signore. Bisogna tirar via un po' di polvere da certo cristianesimo che abbiamo dentro. Sì? Il lavoro è vostro, coraggio. Bene. A questo punto, dopo che Gesù ha espresso il suo messaggio così, rifiuto dei Samaritani, ascolto, adesso c'è la risposta. Cioè, quando uno tocca questi due temi con le soluzioni che dà il Signore, viene spontaneo dire: benedetto il seno che ti ha allattato, il grembo che ti ha portato. È una voce di una donna che dice bene di sua madre. E Gesù sembra che adoperi la carta vetrata. Non dice sì, hai ragione, ma che? Piuttosto, beato chi ascolta la mia parola, e la traduzione è sbagliata. La vediamo dopo. Perché faremo proprio questo testo.
Gesù non si capisce il perché, ma è poco tenero con sua madre. Nel Vangelo di Luca, non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? Ed essi non compresero. Oh, sono rimasti di stucco. Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? Se uno ti risponde così, ti girano i venerdì. Tua madre e i tuoi fratelli sono qui. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Non hanno più vino, ma che ci importa? E tua madre? Beata tua madre, no, no, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono. E tua madre? Beh, se rientra in questo caso, bene, se no, buonanotte. L'unica grande cura che Gesù ha avuto di sua madre, lì è di una tenerezza infinita, è sulla croce. Lì basterebbe quel gesto lì a riscattare tutto. Ma durante la sua vita pubblica, Gesù è molto duro. Perché? C'è un perché. Se voi notate, Gesù è durissimo nei confronti di tutti coloro che ostacolano il suo cammino. Quando Pietro gli dice, no, queste cose tu non le devi dire perché ti rovini l'immagine, lo chiama Satana, sì, non va mica tanto per il sottile. Provate poi a pensare che Gesù vada in piazza San Pietro, c'è Ratzinger che sta facendo magari l'Angelus della domenica, e che da basso dica, Satana. Wow! Rimarremo sconvolti tutti? Beh, è meglio che rimaniamo sconvolti perché Gesù lo dice a Pietro. Perché Pietro si è messo di traverso. Gesù dice, sgombera. E certi interventi materni di Maria, che sono di una bellezza umana incomparabile, Gesù li ha sentiti come impedimento al suo cammino, la dice, tirati in parte. Ciò che si oppone al suo cammino, lui non lo accetta, anche se viene da sua madre, anche se viene da colui che lui ha scelto, perché lui l'ha scelto, come colui sul quale lui fonda la sua chiesa, mica poco. Sono le 10:25. Velocissimamente facciamo le ultime tre righe e poi andiamo a fare il caffè, perché quello è importante, non come la parola di Dio, ma poco ci manca. Dunque, la vera beatitudine è l'ascolto e la custodia di questa parola. Gesù, sempre rifacendosi a quel concetto di parola di Dio che non è solo orale, ma è anche avvenimento, propone il segno di Giona come parola che aiuta a capire chi sia lui e che cosa sta facendo. E naturalmente questo segno di Giona parla di questa presenza di Giona nel ventre del pesce. Non c'è nessun pesce che ti custodisca in pancia per tre giorni e poi ti rimandi fuori sano e salvo, perché se entri dentro nella pancia di un pesce tu sei finito. La balena? Boh, ma figuriamoci. Sapete che la balena mangia plancton? Ha una gola piccola così. Che fai? Ci passi? Ma va. Nel mondo orientale il mare
veniva chiamato anche Leviatan, e Leviatan veniva visto come un mostro marino. Niente, Giona è rimasto 3 giorni e 3 notti in acqua e poi è arrivato a riva. E Gesù dice: Giona è il mio segno. E ovviamente questo segno che viene dato è complementare alle profezie della passione e risurrezione. Poi ci sono 2 affermazioni di Gesù che non si sa perché siano capitate lì. C'è una logica, ma dobbiamo ancora finire di capirla. Ci sono 2 frasi sulla lampada. La lampada viene accesa perché sia vista, non perché non sia vista. Questo è il concetto. Che Gesù abbia voluto dire: io sono la lampada, voi dovete prima o poi rendervi conto che questa lampada va veduta, cioè va ascoltata, nella logica che abbiamo visto. Non lo so. E poi chiude questa parte un grosso rimprovero che Gesù fa ai farisei e ai dottori della legge. Perché troviamo questo rimprovero? Perché sono quelli che non ascoltano più la parola. La leggono, capiscono anche le virgole, sanno a memoria il testo, ma si sono dimenticati che la parola non si trova solo qui, ma si trova anche nella vita. E allora partono i guai. Qui Gesù rimprovera queste persone per la loro cecità di fronte alla parola. 10:30 in punto, buon caffè. Ci vediamo alle 11:15.